Una delle cose che mi ha sempre colpito è che Carl Schmitt, teorico del decisionismo, non abbia visto, non abbia voluto vedere elementi di decisionismo presenti in tutta l'opera di Machiavelli, dove proprio c'è si dice, il principe deve decidere fra l'amico e il nemico. Il principe di Machiavelli, perché siamo precisi, non ha bisogno del consenso, se ce l'ha è meglio, e non ha un posto, ha il potere, non ha bisogno di elezioni, siamo in un momento storico in cui di tutto ciò non si parla, si tratta di prendere il potere e di tenerlo, per tenerlo vi sono varie vie, una che si chiama principato civile è quella di coinvolgere i tuoi amici, diciamo metà della popolazione, nella cosa pubblica, ma l'idea che un principe debba tenersi il potere per tenerselo, Machiavelli non ce l'ha, perché risponderebbe che se un principe non è capace, se una repubblica che fa lo stesso, non è capace di decisioni e di energie, verrà vinta e conquistata da qualcuno che invece è capace di decisioni e di energia. Perché lui vede in questo modo la politica, non c'è pace, non c'è tregua. O sei tu o sono gli altri. Bisogna capirsi, Machiavelli è stato sostanzialmente frainteso fino al XX secolo ed è stato interpretato come il malvagio consigliere dei principi, quello che insegna ai principi le astuzie e le slealtà. Non è niente di meno vero, niente di meno preciso. Però la parola machiavellico si è fissata su questa interpretazione di Machiavelli. Per cui si dice machiavellico per dire qualcuno molto astuto, molto intelligente, capace di leggere la politica anche se di breve respiro, e di portare a casa la pelle, anzi farla agli altri la pelle. E allora appunto Andreotti sarebbe machiavellico. La verità è l'esatto opposto. Machiavelli pensa ad un politico molto più esposto al rischio e alla contingenza. Però noi non possiamo governare la fortuna passata di Machiavelli. La fortuna passata di Machiavelli era quella, cioè Machiavelli è stato interpretato come il consigliere del male. Il consigliere del male. Non era vero, ma non importa. E non si può modificare questo. E dunque la lingua si è adattata a questo. Noi oggi diciamo machiavelliano per indicare l'aggettivo quando si riferisce a qualche cosa di Machiavelli, cioè gli studi machiavelliani, le opere machiavelliane, il pensiero machiavelliano. E cerchiamo in questo modo di far cadere per quanto è possibile questa leggenda nera su Machiavelli, che dimostra che con Machiavelli si sono confrontati tutti, ma insomma si sono confrontati tentando di metterlo in parte che non è la sua. Ma basti pensare che in inglese, nell'inglese moderno, nell'inglese di Milton, Old Nick è il nome del diavolo. Old Nick, il vecchio Nicola, e quel Nicola lì è Machiavelli. Era diventato sinonimo del demonio in ambito protestante, perché in ambito protestante, come vi dicevo, la politica veniva interpretata al contrario di quello che sembrava fosse il pensiero di Machiavelli, come energia del popolo contro il monarca. E quello invece, il toscano, era il cattivo, vile consigliere, il pugnalatore, no? Cioè che un principe deve avere amici, non per i consigli, per carità, deve avere amici e quelli se li deve tenere cari perché gli servono, deve avere nemici, quelli non c'è pericolo, li ha di sicuro, e in mezzo c'è un popolo, questo popolo deve temere il principe, rispettare il principe. Mai farsi odiare dal popolo. Gli amici sono quelli che ti hanno aiutato a far carriera e quelli te ne devi anche guardare perché ti fanno le congiure, ma insomma questo fa parte dell'ABC
del politico. Figurati se un politico di medio calibro non sa che chi lo ha aiutato a prendere il potere poi può anche farsi venire delle strane idee. I nemici non mancheranno mai, il punto è saperli riconoscere, questo sì, e il popolo non ti deve odiare. Il modello che viene adoperato è quello di grandi generali del mondo antico che erano terribili nel mantenere la disciplina, ma giusti e soprattutto abili e vittoriosi. No, da Annibale a Settimio Severo, questi sono gli esempi che fa, Settimio Severo, cioè persone davanti alle quali devi stare molto attento perché sono appunto particolarmente severi, però non sono dei pazzi, non sono crudeli, non sono imprevedibili. Se fai il tuo dovere non ti succede niente, anzi hai l'encomio, e certo tu hai paura a disobbedire ai loro comandi perché sono veramente feroci nel punire, e poi sono bravi, vincono, e i soldati obbediscono volentieri anche una disciplina rigida, ripeto, non crudele, rigida, se vedono che il comandante è davvero bravo, cioè capisce le situazioni, le domina. Ecco, questo dice, ma che un principe si deve consigliare con chi crede lui e nei limiti che crede lui. E questo vale lo stesso per la Repubblica, che non è altro che un principe allargato. Ecco, il principe come libro va interpretato come una sorta di Vignami scritto in un momento di emergenza. Il libro importante sono i discorsi. E poi c'è il riassunto drammatico che coglie l'idea fulminante della politica come conflitto e come contingenza, che è il principe. Anche perché nei discorsi non c'è una teoria dell'energia, nei discorsi si parla del passato. Roma funzionava così. Il principe invece è il libro con il quale Machiavelli dice: beh, e oggi che cosa facciamo? Visto che non possiamo aspettare che si riformi casualmente una situazione come quella di Roma, cioè con il conflitto interno che non è distruttivo perché non è un conflitto economico, ma è un conflitto, visto che queste cose non nascono da un progetto umano, ma nascono dal caso, oggi che abbiamo i francesi in casa, cosa dobbiamo fare? Beh, speriamo che ci sia un principe che riassume in sé, ricapitola in sé la evoluzione della politica e fa da solo e in un attimo quello che normalmente si fa in decenni o secoli. Questa è la scommessa disperata di Machiavelli nel principe rispetto ai discorsi. Machiavelli è difficilissimo da inquadrare. È un mostro. Non, perché a scrivere di politica, diciamo così, all'epoca sua, esistevano sostanzialmente due categorie di esseri umani. I teologi, di tutti i tipi, al tempo di Machiavelli nella tardissima scolastica, tardo-occamistica, ma insomma, teologi, che facevano della politica un aspetto più o meno rilevante a seconda dell'impianto complessivo del loro pensiero, di un discorso, diciamo, metafisico. E i giuristi, che arrivavano a parlare di politica parlando di diritto pubblico, quello che noi oggi definiamo diritto pubblico. Machiavelli non è né l'una né l'altra cosa. La figura del filosofo di professione esisteva ed erano sostanzialmente i filosofi naturali, e dunque Machiavelli da questi prende certamente qualcosa, cioè la teoria degli umori, ma il grosso del pensiero di Machiavelli è un pensiero originale. Nasce proprio con lui. Badate, Machiavelli è stato, in tutta l'età moderna, il cardine del pensiero politico.
il cardine, cioè quando a un certo punto si voleva parlare di politica, diciamo a partire dal 1550 circa in poi, non si poteva assolutamente non parlare di Machiavelli, bene, pochi, male, molti. L'alternativa a Machiavelli si costruisce molto dopo, molto lentamente, vi è un'alternativa di carattere religioso protestante che passa solitamente attraverso il calvinismo e che dà origine a un certo tipo di filosofia del contratto, fondamentale il pensiero dei monarcomachi e poi il pensiero di Althusius, sono calvinisti e naturalmente vedono in Machiavelli il male assoluto, in quanto egli sarebbe, non lo è, ma insomma, egli sarebbe il malvagio consigliere dei principi malvagi. E questi sono tutti repubblicani, tutti con la presunzione di essere appunto benedetti da Dio, i giusti, i santi, e fanno la guerra ai principi e gli tagliano la testa se ci riescono. Questo è il primo modo per staccarsi da Machiavelli. L'altro è quello che è stato ancora più potente di questo e che ha sostanzialmente vinto, è il modo hobbesiano, cioè dove il contratto non lo fanno i giusti, il contratto lo fanno tutti, e non è un contratto con Dio, ma è un contratto fra di loro. Non è un contratto con Dio a cui segue un secondo contratto col principe, ma è un unico contratto fra di loro per generare lo Stato. Questo è appunto la storia del razionalismo moderno, nasce con Hobbes, che è l'esatto contrario di Machiavelli. Quindi Machiavelli è in una posizione di originalità quando nasce e di lateralità nel corso della storia del pensiero politico, ma una lateralità feconda, cioè nessuno se l'è mai dimenticato, mai, nessuno ha mai detto Machiavelli è non importante, non esiste, andiamo, parliamo d'altro. Anche quelli che hanno messo in moto dei dispositivi, degli orizzonti intellettuali, degli orizzonti istituzionali completamente diversi, fondati su assunti completamente diversi, hanno sempre detto c'è stato un momento di frattura nel pensiero politico europeo, questo momento di frattura è Machiavelli. Poi Machiavelli è incapace di pensare cose che sono venute dopo di lui. Ovviamente quello che manca a Machiavelli sostanzialmente sono due cose, le due cose principali dell'età moderna. Primo, le guerre civili di religione. Lui non le conosce per ovvi motivi. Ecco, muore. La seconda è il capitalismo. Non lo conosceva. Conosceva il capitalismo mercantile di Firenze, ma non conosceva il capitalismo industriale. Queste due potentissime molle del pensiero politico gli sono ignote. Allora si potrebbe dire, va bene, è un pensatore da studiarsi a livello accademico, ma non ci dice niente. No. Ogni volta che i modelli di pensiero politico moderno vanno in crisi, si ricorre a Machiavelli. Naturalmente ogni volta è un Machiavelli diverso, per cui Machiavelli è Machiavelli ed è le interpretazioni di Machiavelli, innumerevoli interpretazioni di Machiavelli, di senso opposto fra di loro, tanto che, torno a dire quello che ho già detto, si può sostenere che intorno a Machiavelli si può ricostruire la storia del pensiero politico moderno europeo. Fra un po' uscirà un'enciclopedia machiavelliana pubblicata dalla Treccani e lì si vedrà quanto c'è di Machiavelli nella storia del pensiero politico europeo moderno e quanto Machiavelli sia non un ingombrante personaggio col quale si deve fare i conti, ma una fonte di pensiero politico, una fonte sempre fresca e sempre nuova, a parte il fatto che scrive in una lingua meravigliosa, letteralmente meravigliosa, una delle lingue più, una delle prose più belle della letteratura italiana, una lingua nervosa, una lingua incisiva, una lingua drammatica,
è qualcosa di assolutamente superbo, il dettato di Machiavelli, e ha questa caratteristica che vuole trasmettere qualcosa mai pensato prima. E allora siamo veramente davanti a un gigante dello spirito. Mi è stato proposto di parlare di Machiavelli e Carl Schmitt, e sia. No, solo per dire che Carl Schmitt è un pensatore terminale, mentre Machiavelli è un pensatore aurorale. Carl Schmitt è un pensatore terminale, chiude una parabola, e chiude una parabola che non è quella che si è aperta con Machiavelli, chiude la parabola che si è aperta con Hobbes, cioè è il pensatore, del resto è un giurista, dunque chiude la parabola delle istituzioni sovrane moderne, dello Stato e della sua crisi, e la chiude drammaticamente perché vede dentro lo Stato, che è una condizione di ordine, in realtà all'origine dello Stato vede il conflitto, che lui chiama rapporto amico-nemico. Ora, poiché il conflitto in Machiavelli è elemento rilevantissimo, no? Uno degli elementi centrali del pensiero di Machiavelli è che la politica non ha come obiettivo la pace, ma ha come obiettivo l'energia, e l'energia la si produce sfregando fra di loro due pietre, fuori di metafora, la si produce col conflitto civile, ecco. Allora si potrebbe dire Schmitt è in qualche modo alla fine dello Stato, nel momento della crisi dello Stato, si rifà a Machiavelli per parlare di conflitto, per parlare di energia, dato che lo Stato non è più capace di essere il soggetto principale della politica. Risposta sbagliata. Schmitt in effetti parla di Machiavelli qua e là. Dice, nel corso della sua lunghissima vita intellettuale, dice cose fra di loro non solo diverse ma opposte su Machiavelli, ma Machiavelli è sempre per lui un, anche quando lo elogia come grandissimo pensatore, così non è mai il pensatore centrale. Perché? Ma perché in Machiavelli non c'è quell'elemento di statualità che in forma negativa, cioè nella forma della crisi, è pur sempre l'elemento centrale del pensiero di Schmitt, il quale pensiero di Schmitt non può essere liberato dall'elemento dello Stato. È un pensiero interno alla vicenda dello Stato che destruttura lo Stato, ma che non può risalire a prima dello Stato. Da cui l'idea che tutti coloro che leggono con attenzione Schmitt hanno, che Schmitt con Machiavelli ha un rapporto superficiale, mentre invece il suo rapporto fondamentale è quello con Hobbes. Alla rovescia anche lì, ma lì è fondamentale, non a caso su Hobbes ci ha fatto un libro e su Machiavelli no, e poi fondamentali sono i controrivoluzionari cattolici, ma questa è un'altra storia. Che cosa c'è in Machiavelli di inquietante per noi? Perché ci interessa? Perché siamo a parlare di Machiavelli? Ripeto, intanto perché è un pensatore che si colloca a lato e non dentro la vicenda politica principale della modernità, che è la vicenda dello Stato sovrano, della sostituzione a livello della sovranità del principe col popolo, eccetera. Nonostante egli sia l'inventore praticamente della parola Stato intesa come la intendiamo noi, anche se è stato probabilmente preceduto da qualche ambasciatore veneziano che nei rapporti che facevano alla Repubblica di Venezia adoperavano forse già la parola Stato per indicare la situazione delle cose dentro una città. Ma insomma la parola Stato viene sdoganata, anzi viene trasformata dal suo significato originario di condizione nel significato di
insieme delle cose politiche di una città e dunque anche delle sue istituzioni, da Machiavelli, che comincia così il principe, no? Tutti estati, tutti i domini sono repubblico principato. Che cosa c'è di inquietante, dicevamo? È appunto l'elemento di difficile classificabilità. Noi oggi lo leggiamo come se fosse un filosofo, ma non lo è, non ha alcun apparato intellettuale alle spalle, se non presumibilmente, no, sicuramente, la lettura di Lucrezio. Lucrezio era il grande veicolo dell'atomismo e del materialismo. La lettura di Lucrezio è presente soprattutto nei discorsi sopra la prima decade di Tito Livio. La lettura degli storici antichi, che faceva parte del bagaglio tipico di un intellettuale, ovviamente Polibio, forse tradotto in latino, e ovviamente Tito Livio. Non è un filosofo, fa qualche cosa che la filosofia, tenta qualche cosa che la filosofia come tale sostanzialmente non riesce a fare, cioè pensare alla contingenza. Pensare la contingenza sul serio vuol dire pensare qualche cosa che si avvicina all'impensabile, cioè adoperare categorie che in qualche modo sono stabili per pensare una radicale instabilità. Contingenza vuol dire può capitare di tutto. La filosofia cerca di individuare ordine, ritmi, sviluppi o comunque forme di cristallizzazione della contingenza. La contingenza in quanto tale è l'impensabile, cioè qualcosa che si sottrae sempre, continuamente, alla fissità del pensiero. Voi direte, vabbè, ma cosa c'è di interessante? Il fatto che Machiavelli ci manda, il messaggio fondamentale di Machiavelli è la politica è contingenza. Cioè la politica è misurarsi con le cose del mondo, che le cose del mondo comprendono gli altri uomini, è misurarsi con le cose del mondo, come dire, senza rete, senza sapere come vanno a finire. Questo è qualche cosa che c'è perfino nella politica del giorno d'oggi, che pure è una politica super istituzionalizzata, tutta ritmata dal diritto. Il diritto è precisamente quella forma di razionalità pratica attraverso la quale noi cerchiamo di dare un ordine ai rapporti umani. Bene, nonostante ciò, chi fa politica sul serio sa che il cuore della politica è misurarsi con forze, con persone che non si, dei quali si cerca di capire gli indirizzi, gli orientamenti, certo, ma che ti possono sfuggire sempre. Cioè, la politica vera è precisamente ciò che non è traducibile in ordine. Questo fa paura ai moderni, fa paura. Tutta la filosofia politica moderna è costruita sull'idea della riduzione della complessità, della riduzione della contingenza. Lo Stato è una macchina che serve a rendere prevedibile la vita, prevedibile attraverso il disposto della sovranità, cioè del comando, e della legittimazione della sovranità, cioè del contratto, e poi con lo strumento del diritto. Ecco, ma la politica sta da un'altra parte. E Machiavelli, poveretto, povero genio, passa tutta la vita a tentare di stringere questa cosa che gli scappa da tutte le parti. Ed è impressionante seguire il suo ragionamento, che cerca di trovare un ordine nelle cose del mondo, di fare classificazioni, partizioni, specificazioni, e poi dopo vedere che alla fine c'è lo scarto teorico e dice sì, però spesso avviene che
questa cosa non capita come dovrebbe capitare, è capitata una cosa che è andata al di là di ciò che si poteva supporre, e uno dei luoghi famosi in cui chiude, tenta di dare una definizione a questa imprevedibilità della politica, a questa drammaticità della contingenza politica, è quel passaggio del Principe dove si parla di virtù e fortuna, che sembra qualcosa di assolutamente facile da dire. Beh, siamo al mondo, ci capita di fare delle cose giuste, ci capita che le cose non ci vanno come vorremmo. Ecco. Ora, questo, ma adesso mi fermo perché vedo che Antonio vuole dirmi delle cose, ma questo è il pensiero del rapporto virtù-fortuna, è qualche cosa che, prendiamo appunto il caso di Hobbes, all'interno del meccanismo intellettuale di Hobbes non c'è. Cioè, la pretesa di Hobbes e di noi moderni è di eliminare la fortuna, semplicemente. Cioè, di fare dello Stato qualche cosa che è completamente prevedibile. E lo chiamiamo i diritti garantiti dal diritto. Dimmi. Questo, come dire, questo itinerario che hai fatto. Dice che gli uomini sono rei, e sono tendenzialmente vili e avari, che avaro vuol dire propenso al possesso, e questo è un dato di fatto. Machiavelli non ha nessuna voglia di cambiarli gli uomini, aggiunge che sono motivati essenzialmente dal possesso, dalle ricchezze, dall'avarizia, così. Qualcuno anche dalla gloria, e fa leva su questo. Cioè, che c'è l'idea che la politica sia un'attività volta a ottenere il potere, ovviamente, altrimenti non si sa di che cosa stiamo parlando, e questo potere lo si ottiene non per il bene degli altri, ma lo si ottiene per comandare. Ma poi, quando si comanda, bisogna decidere se scegliere la strada di Sparta e Venezia da una parte o la strada di Roma repubblicana dall'altra. La strada di Sparta e Venezia, al di là del fatto che sia ciò storicamente corretto, è per Machiavelli quella di stare chiusi entro brevi termini, cioè si fa una politica conservatrice, non espansionistica. Questo è tipicamente una politica aristocratico-oligarchica, che ha come fondamento quello che le ricchezze e le armi sono concentrate in un ceto dominante ristretto, occhiuto, che ha come obiettivo di durare. E tutto ciò a Machiavelli, per Machiavelli è ripugnante. Questa è politica, ma è pessima politica. La buona politica è quella che lui ha immaginato fosse in una certa fase della Roma repubblicana, quando il conflitto non era per le ricchezze dentro la città, che è un conflitto distruttivo. Da quel conflitto è stata distrutta Roma, quando è scoppiata la guerra fra patrizi e plebei per i latifondi, cioè dai gracchi sostanzialmente, e ha distrutto Firenze. Le storie fiorentine sono la narrazione di come la avidità ha distrutto Firenze. No, il conflitto è il conflitto per ottenere il potere politico, e quando hai il potere politico te ne servi per la gloria della città, che, per essere franchi, vuol dire per fare guerra ed aggressione, sulla base del principio che i buoni soldati trovano l'oro. E non è vero che è l'oro che trova i buoni soldati. I buoni soldati trovano l'oro. Vuol dire questo. Vuol dire che il cuore della politica non è nell'economia. Il cuore della politica è nel rapporto conflitto-potere-guerra. L'economia seguirà. Questa è l'antropologia originaria di Machiavelli, cioè l'idea che gli esseri umani
possono molto spesso, quasi sempre, rivolgere la loro libido verso il possesso. E questo allora non interessa. È un dato del quale chi fa politica deve essere consapevole. Il principe deve sapere che gli uomini dimenticano prima che gli hai ammazzato il padre del fatto che tu gli abbia portato via i beni. Sono disposti a perdonarti che gli hai ammazzato il padre, ma non che gli hai portato via la ricchezza. Però non è questo il punto. La politica è una manifestazione di energia eccedente le istituzioni ed eccedente l'ambito economico. L'autonomia della politica rispetto al diritto, rispetto alla economia. Avesse visto il capitalismo, avrebbe forse ammirato questi mezzi pirati, portatori di questa energia selvaggia? Certo, forse. Avesse visto le guerre di religione, ma si sarebbe messo le mani nei capelli, forse si sarebbe ritirato in se stesso come un Montaigne. Non a caso lo sviluppo della filosofia va in quella direzione. O forse avrebbe fatto, non lo sappiamo, avrebbe fatto l'operazione di alcuni giuristi, principale dei quali Alberico Gentili, che adoperano Machiavelli per, non nella chiave repubblicana anti-sovranità, ma nella chiave invece di appoggio, legittimazione del potere del monarca. Non lo sappiamo. L'elemento di liminarità di Machiavelli è quello che lo rende una fonte sempre viva. Alberico Gentili lo leggono solo gli specialisti, è una grande persona, ma lo leggono solo gli specialisti. Machiavelli è vivente perché è ancora aperto rispetto a molte determinazioni più realistica del conflitto, pensiamo al marxismo, però quel conflitto lo inserisce in una profezia, o comunque lo inserisce in una pretesa di conoscenza del meccanismo evolutivo della storia, se vogliamo dirla ancora più tecnicamente, nella pretesa che vi sia almeno una opposizione che è trasformabile in contraddizione. Ecco, Machiavelli non fa distinzione fra opposizione e contraddizione, conosce solo le opposizioni che non si superano, che non hanno un avvenire. Sempre faremo questo. Del resto, che male c'è? Machiavelli è, lo capiamo soltanto se ci rendiamo conto che è perfettamente pagano, che non conosce la prima grande narrazione moderna, anche se nasce prima della modernità, che è il cristianesimo. La conosce ma non gli interessa. Toglie il significato, pensa che il cristianesimo sia sostanzialmente una faccenda privata. Ecco, e che abbia pochissimo nulla a che fare se non in male con la politica. Un pagano non chiede, non cerca la sicurezza, l'ordine e la narrazione della evoluzione della storia. Non fa parte della cultura classica questa richiesta. C'è il qui e l'ora da gestire. C'è un mito fondativo, c'è una politica di potenza da far valere all'esterno e ci sono i conflitti dentro la città da gestire in un qualche modo. Capiamo questo, perché altrimenti noi non capiamo Machiavelli. Roma è stato un grande elemento di stabilizzazione, ma quando era instabile, cioè quando aveva al proprio interno il conflitto politico, non economico, e quando faceva delle guerre di conquista. Quando si è stabilizzata, e qui Machiavelli va contro il pensiero umanistico, quando si è stabilizzata, cioè quando la figura di Cesare e prima e di Augusto poi hanno dato ordine a questo secolo di guerre civili, allora Machiavelli, invece di lodare, come si faceva comunemente, questa impresa di pacificazione, di ulteriore espansione, ulteriore potenza di Roma, dice, beh, lì è finita,
quello che succede lì da quel momento in poi non interessa più. In realtà non gli interessava più nemmeno quel che gli succedeva, quel che era successo dopo i Gracchi, cioè quando la guerra, il conflitto fra i patrizi e i plebei è diventato soltanto un conflitto economico, con i plebei che vogliono i latifondi dei patrizi.